Assessore, Vieste e il Gargano interessato in questi giorni dal mondo dello sport. In particolare il 16 c'è questa iniziativa triathlon, quindi è sempre in vista lo sport che si abbina al turismo, soprattutto per avvicinare sempre più anche il turismo e quindi anche l'economia ne guadagna. Sì, certamente, noi questo è un evento su cui abbiamo puntato molto, è da ottobre che ci stiamo lavorando sopra e stiamo avendo riscontri più che positivi. È un evento importante non solo sotto l'aspetto prettamente sportivo ma anche promozionale, perché comunque porterà per quella 2 giorni numerosi spettatori, amanti del settore non solo. Stessa cosa accadrà anche con le varie manifestazioni che organizzeranno le nostre associazioni sportive locali. C'è da considerare un altro elemento. Noi abbiamo puntato sul triathlon perché il triathlon, così come altre discipline in grande ascesa come il windsurf, il lorenteering, l'anno scorso abbiamo avuto la settimana del sole a settembre, il kitesurf che voglio ricordare l'8 e il 9 giugno, quindi la settimana precedente alla gara di triathlon, abbiamo la sesta tappa della Coppa Italia, quindi un altro evento importante. Sono discipline sportive che trovano nel nostro territorio un'arena sportiva naturale e riescono machiavellicamente, questo è un termine che a me piace usare, a sfruttare al meglio quelle che sono le peculiarità del nostro territorio e quelle che addirittura sono i gap infrastrutturali del nostro territorio. E poi che dire, puntiamo sullo sport per differenziare la nostra offerta turistica. Se noi pensiamo che studi dell'Università di Trento, workshop di un certo livello internazionale eccetera, organizzati dalla BIT di Milano, se pensiamo ad economisti dal calibro di Gibson e di Picasso che addirittura ha concettualizzato il concetto di turismo sportivo, e credo che quindi noi siamo nella direzione giusta per cercare di rivitalizzare e rinforzare il nostro settore che fa parte della nostra, il settore principale della nostra economia. E comunque in questo momento di crisi sicuramente anche l'economia ne guadagna. Certamente, io infatti negli scorsi giorni parlavo con alcuni operatori turistici e per la prima volta ho ricevuto sinceri complimenti, perché specie per il Gargano Olympic Triathlon abbiamo un ottimo riscontro sul territorio anche a livello di presenza. Comunque gente che magari a Vieste non sarebbe venuta, e quindi l'atleta più i vari accompagnatori, quindi ci aspettiamo un buon riscontro, cosa che è già accaduta l'anno scorso con Varano, e quindi spero che si possa poi iniziare un reale discorso di fare rete fra i diversi comuni. Ci stiamo tentando, l'anno scorso con Lorenzini è andato bene, eravamo 5 comuni ad organizzare la settimana del sole, quindi credo che stiamo nella direzione giusta. Con Michele Falco parliamo invece di come si svolgerà l'organizzazione e soprattutto cosa saranno presentati e quali saranno i giorni interessati. Allora sì, il Gargano Olympic Triathlon si svolgerà il 15 e 16 giugno a Vieste, la sede di gara sarà lungo il lungomare di Comattei per quanto riguarda la zona di arrivo e la zona di partenza. È un evento che attirerà circa 200 atleti provenienti da tutta Italia, si svolgerà su distanza olimpica, quindi 1500 metri di nuoto seguiti da 40 km di bici e 10 km di corsa, tutta senza soluzione di continuità, tutto ad un fiato. È un evento che per la prima volta si svolge su Vieste e su distanza olimpica appunto, ed è l'unica gara sul triathlon olimpico presente nel sud Italia, e quindi per noi è anche questo un motivo di importanza anche a livello organizzativo per quanto riguarda la location Vieste. Perché allora Vieste? Perché Vieste? Perché secondo noi Vieste può essere un punto di partenza per un progetto più ampio a livello sportivo. Vieste dal nostro punto di vista non è solo meta di turismo balneare, ma può e deve essere anche un centro per il turismo sportivo, perché se dal nostro punto di vista il turismo sportivo può dare tanto, sia in termini di eventi che manifestazioni minori. Quindi noi pensiamo che possa essere il punto di partenza per un progetto più ampio per sviluppare nuovi flussi turistici anche legati al turismo sportivo. Che giro di persone ci saranno? Quanti atleti e ovviamente gli accompagnatori e tutto il resto? Esatto, noi prevediamo circa 200 atleti partenti, a questi dobbiamo aggiungere tutti gli accompagnatori, perché sono parenti, amici, personal trainer e tutti coloro che saranno anche appassionati di persone. Indicativamente pensiamo che tra atleti e accompagnatori ci saranno circa 1 migliaio di persone presenti solo per la gara lì. Poi a questi dobbiamo aggiungere la popolazione locale, tutti gli appassionati e curiosi che quella mattina prenderanno parte di questo grandioso evento. Quindi da domenica mattina alle ore 9 sul lungomare di Comattei.
manifestazione, l'ennesima presentazione di un evento che si svolge nel nostro territorio. Ancora una volta il Gargano, quindi l'abbinamento è turismo Gargano, turismo sport Gargano, e quindi sicuramente è soddisfazione anche per il CONI, che vede sempre più interessare la nostra provincia. Ecco, intanto diciamo che sport, e questa è la cosa importante, c'è la provincia di Foggia interessata per lo sport, per competizioni italiane, di interesse italiano, di interesse anche internazionale. Poi quello che ho colto e che mi fa piacere sottolineare in questa conferenza stampa è che sport si lega molto con il turismo, e quando noi abbiamo nella nostra provincia delle coste, il Gargano, che sono delle zone splendide dal punto di vista del turismo, ecco che sentire l'assessore che dichiara di aver trovato nello sport, nelle discipline sportive, un veicolo per pubblicizzare, per portare il messaggio di un Gargano bello, di una Vieste meravigliosa a livello europeo, non può che farci piacere. Cioè, che cosa, lo sport che si coniuga con il territorio, la cosa più bella di questa si possa pensare. Senta, il CONI provinciale è impegnato in prima linea ovviamente alla valorizzazione di tutti gli sport, ma questi sport cosiddetti forse minori, tra virgolette, forse portano anche più spettacolo e portano anche più gente a seguirla. Quando parliamo di sport minori io ho un sussulto, perché dividere lo sport minore e sport maggiore è difficile. Diciamo che, consentitemi la battuta, esiste il calcio e gli altri sport, questa è la mia suddivisione. È evidente che il calcio è lo sport nazionale, tutti conoscono il calcio, e magari si scoprono delle discipline come questa del triathlon e altre discipline quando magari c'è un intervento, una gara, una manifestazione, un evento. Tuttavia è proprio in queste situazioni che si vede che delle persone che magari non conoscono questa disciplina si avvicinano, vedono e capiscono anche lo sforzo. Cioè le discipline sportive, le discipline del CONI sono discipline che hanno il massimo della visibilità quando ci sono le Olimpiadi, e lì allora tutti gli sportivi italiani diventano sport maggiore, tutte le discipline. Però obiettivamente sono cose che si fanno giornalmente, e la promozione dello sport è giornaliera, e ogni disciplina, ogni responsabile, ogni dirigente delle varie discipline si prodiga, e abbiamo visto anche in questa occasione, con amore e con grossa intensità e grossa motivazione. Il risultato qual è? Che comunque l'Italia a livello mondiale in diverse discipline riesce ad essere, a dire la sua in maniera concreta e importante.